Only Craps, bicisanti ragazzi! Io sono Bezzebossan e sono tornato con il primo episodio della mia nuova serie Pokémon, ovvero un walkthrough, una serie, come volete chiamarlo voi, su Pokémon versione bianca. Cosa importante ragazzi, nel titolo però metterò Pokémon bianco, perché sinceramente penso che sia più appetibile come titolo. Allora ragazzi, finalmente ci siamo! Qualche promessa da fare, pochissime cose in realtà ragazzi, ci ho pensato un pochettino e sono davvero poche. Allora, come avete notato ragazzi, c'è stato un giorno di pausa tra l'ultimo episodio di Undertale, il 20esimo, e questo video. Perché ragazzi? Perché sicuramente mi sarò dovuto prendere del tempo in più per fare la sidebar. Ovviamente ragazzi, ve l'ho già detto, come con Art Gold, per fare la sidebar mi serve per forza registrare almeno il primo episodio, perché è da esso che io prendo le misure per gli schermi, per lo spazio delle medaglie, per lo spazio delle Pokéball, eccetera. Ora ragazzi, non ho ancora cominciato a fare la sidebar, ovviamente, ma sarà molto simile a quella di Art Gold e mi dispiace davvero tanto ragazzi. Sono sicuro che avreste preferito vedere qualcosa di diverso, ma purtroppo le mie conoscenze arrivano fino a un certo punto. Quindi ho dovuto assolutamente farla molto simile a quella di Art Gold. E così sarà sicuramente con Pokémon Bianco 2 o Pokémon versione Bianca 2. Ovviamente ragazzi faccio Bianco e farò Bianco 2. Quindi avrete già il nome, avete già il nome del prossimo gioco che farò, vabbè. Era ovvio ragazzi, faccio il primo, faccio il secondo. Cos'altro posso dire ragazzi? Non vedevo l'ora di iniziare questa serie. E se devo essere sincero, l'aspettavo di più di Art Gold. Nel senso che la volevo portare con più voglia rispetto ad Art Gold. Nel senso, Art Gold l'ho iniziato, lo devo finire. Per carità, Art Gold è un gioco bellissimo ed è davvero uno dei migliori giochi Pokémon della saga principale. Assolutamente, ragazzi. Anche se il mio preferito rimane Platino. Art Gold penso sia il migliore per quanto riguarda, l'opinione popolare, ovvero il collettivo. Mentre ragazzi, Pokémon Bianco, Nero, Bianco 2 e Nero 2 rappresentano una divisione tra il fandom. C'è chi li odia, mentre c'è chi li adora, ragazzi. Io personalmente li adoro. Nel senso, prima li odiavo, e adesso invece li adoro, perché li voglio guardare, adesso che ci farò le serie, con altri occhi, ragazzi, con un altro sguardo, volevo dire. Perché ragazzi, è vero che hanno cagato dei Pokémon orripilanti, ma hanno di quelle trame, di quelle storie che certi giochi adesso se le sognano di Pokémon ovviamente. Sole e Luna, Ultra Sole e Ultra Luna, Let's Go Eevee e Pikachu neanche parliamo, però ragazzi non vedo l'ora assolutamente, quindi pigiamo un nuovo gioco, non con invio che è Start ma con X, perfetto. Ciao, ti do il benvenuto nel mondo dei Pokémon. Io sono la professoressa Aralia. Un'altra cosa, ragazzi, come con Art Gold, questa serie non avrà il minimo editing.
ok ragazzi? Come con Art Gold, ad eccezione dei Pokémon che si evolvono, dei Pokémon che catturo, delle medaglie, eccetera. Questo gioco non è Pokémon Freedom e non è Undertale. Io non riguarderò dall'inizio alla fine gli episodi per togliere i punti in cui mi blocco, in cui balbetto, in cui faccio qualsiasi altra cosa. Mi raccomando ragazzi, che l'ho detto teneramente, lo teniate a mente. Ma tutti mi chiamano professoressa Pokémon. Ecco, per esempio, questo punto sicuramente l'avrò messo con il volume più alto. Questo mondo è abitato da creature strane chiamate Pokémon. Ne esistono numerose specie differenti e sono diffuse un po' ovunque. Le accomuna il fatto di avere dei poteri misteriosi. Noi umani viviamo in totale armonia con i nostri amici Pokémon. Vivere e lavorare con loro al nostro fianco rende tutti più felici. Non è affatto raro che gli esseri umani facciano lottare i Pokémon tra loro. Questo serve a rinsaldare il legame di amicizia tra noi e loro. Il mio lavoro consiste esattamente nello studiare queste strane creature. Bene, questo è quanto. Dimmi qualcosa di te, adesso. Sei un ragazzo o una ragazza? Ovviamente, siamo un ragazzo. Sei un ragazzo, quindi, yes. Mi piacerebbe sapere anche il tuo nome. Dimmi come ti chiami. E ovviamente noi mettiamo Belze con la B maiuscola e tutto il resto minuscolo. Però voglio la tastiera QWERTY, perché la tastiera QWERTY è una delle cose più belle che esistano. L'altra tastiera, quella alfabetica, è il diavolo. E ok che io sono Belze bossa, però anche io ho dei limiti. Per dare l'invio... No, questo è maiuscolo. Proviamo ad andare su maiusc. Ok, forse bastava anche invio. No, no, ok, ok. Ti chiami Belze, allora? Sì, Belze, che bel nome. Oddio, mica tanto. Lascia che ti presenti gli amici che ti accompagneranno in questo viaggio. Questo è Comor. A volte è un po' intransigente, ma un animo buono. Questa è Belle. Ha il suo ritmo nel fare le cose, ma ce la mette tutta. Bene ragazzi, allora conto su voi tre. Tra l'altro ragazzi, un'altra piccola cosa che vi dico è che il filtro che ho messo su Art Gold c'è anche qua. Ovvero un filtro, l'ho descritto poco poligonale e abbastanza morbido, soft. Essendo l'emulatore sempre Desmume ragazzi. Quindi mi devo ricordare come si fanno i save state. Dovrebbe essere con Shift e F1, 2, 3 eccetera eccetera. Ci proverò quando inizierò. Per questo voglio affidare a ciascuno di voi un prezioso Pokémon. Abbiatene cura. Belze, appena avrai scelto il Pokémon che ti farà da compagno di avventure, il tuo viaggio avrà inizio. Incontrerai molti Pokémon e persone con idee diverse. Spero che tu riesca a trovare qualcosa di prezioso da tutti questi incontri. Qualcosa che ti sia d'aiuto nella tua crescita personale. È lo scopo principale di questa avventura. Bene, allora, entriamo nel mondo dei Pokémon. Ehi, Belze, non so perché è comparsa per un attimo la professoressa Aralia nel bel mezzo del filmato, anzi in realtà più all'inizio, ma non lo so. Non vedo l'ora che la professoressa Aralia mi dia il mio primo Pokémon. Devo dargli una voce un po' più cattiva, diciamo. Lui non è cattivo in realtà, non come Silver sicuramente. Belle non è ancora arrivata, tanto per cambiare... Eccomi, scusate, vi ho fatto aspettare? Belle, ma è possibile che tu sia sempre in ritardo? È proprio oggi poi. Hai dimenticato che non è una giornata qualsiasi? Oggi finalmente riceveremo dei Pokémon dalla professoressa Aralia. Tra l'altro ragazzi, non so se potevo cambiare la velocità del testo già nel menu. C'era un nuovo gioco. Prova microfono. No, non c'erano le opzioni, non ci sono mai in realtà, mi pare. Hai ragione, mi dispiace. Beh, dove sono i Pokémon? Stavo per leggere Belle. Questa è casa tua, Belze, quindi scegli prima tu. Giusto? I nostri Pokémon ci stanno aspettando dentro quel pacco regalo. Forza, Belze. Dai, aprilo, non sto più nella pelle. Cosa mi dicono loro? Chissà che Pokémon saranno. Perché non dai un'occhiata al pacco regalo? Sono sicuro che anche i Pokémon vedono l'ora di incontrarci. E se tipo mi allontano anche di poco, oh, posso analizzare qualsiasi cosa. È il letto!
Le lenzuola che la mamma ha appena lavato hanno proprio un buon profumo. Sì, questo è un gioco originale, in realtà non sarei costretto. Posso aprire il menu? Sì, perfetto. Allora, opzioni. Allora, velocità testo, sì. Animazione, sì, sì. Salva, ok, il CGR non mi interessa. Anzi, il CGR, non so perché ho detto così. Ok, manca le cornici. Oh, ho sbagliato. Perfetto. Buono. Abbiamo una piantina. Abbiamo una mensola, anzi in realtà un piccolo mobiletto. La Wii, che volevo analizzare da qua. È una console Wii, c'è perfino il telecomando. E la TV. E il televisore ultra piatto, comprato dal papà. Comprato con i cash del papi, ne? Questa mensola. Oddio, dico sempre mensola, non è una mensola, è una libreria. Il cestino, che è una mensola. Belter consulta il PC. Informazioni di base sui Pokémon. Nel nostro mondo, le persone vivono fianco a fianco con i Pokémon. Le persone che lottano insieme ai Pokémon sono dette allenatori. Ok. Penso che sia il momento. Sicuramente non mi faranno mai scendere. Ehi, dove siete andare senza prima aver aperto il pacco regalo? Ok, ragazzi, siamo arrivati al momento clou. Belter apre il pacco regalo. In questo pacco troverete tre Pokémon diversi, sceglietene uno a testa senza litigare. A presto, professoressa Laria. Oh mio Dio, quanto leggo male. Allora ragazzi, abbiamo Snivy, un Pokémon tipo erba, Tepig, un Pokémon tipo fuoco, e Doshabot, un Pokémon tipo acqua. I tre starter che più odio in assoluto, ragazzi, davvero, mi fanno uno più schifo dell'altro esteticamente parlando. Allora ragazzi, qui devo farvi un incipit molto particolare, interessante e anche importante. Io ragazzi, in tutte le volte che ho giocato bianco-nero, bianco 2 e nero 2, che fosse stato gioco originale o emulato, ho sempre, sempre scelto Tepig. Perché tra i tre starter è il migliore per quanto riguarda evoluzione finale, non d'estetica, ma di moveset e typing, in quanto Snivy resta erba, Oshavot resta acqua, mentre Tepig diventa fuoco lotta. Qui ragazzi ce l'avevamo ancora con il fuoco lotta, e tutti quanti temono che Scorbunny sia fuoco lotta, ma sicuramente ragazzi non lo è, dai, hanno fatto fuoco psico con Delphox, e poi cosa hanno fatto? Fuoco, l'altro chi era? Non mi ricordo manco più. Fuoco buio con Incineroar, che in realtà doveva essere lotta, ragazzi, doveva essere lotta, ma poi hanno ripiegato su buio, braccio teso di tipo, vabbè, questo non era l'incipit. Dicevo ragazzi, Tepig è il migliore in assoluto per quanto riguarda moveset che impara da Emboar, statistiche e basta, diciamo, e typing. Quindi ragazzi, io adesso scelgo Oshawott, giusto? La lista dovrebbe dire Oshawott, perfetto, per bianco io ho scelto Oshawott. Ragazzi, sarebbe stato troppo facile scegliere Tepig, quindi inconsciamente saprete già quale sarà il mio starter di bianco 2, già. Va bene, allora io scelgo questo Pokémon, e quello lì invece è per te, Comor. Ehi, non vale decidere anche per gli altri. Vabbè, Snivy era comunque il Pokémon che volevo. Ok, quindi Comor ha quello super efficace. Vabbè, era ovvio. Perfetto, ognuno ha il suo Pokémon adesso, quindi facciamo subito una bella lotta. Bell, anche se questi Pokémon non sono ancora fortissimi, non possiamo farli lottare in casa. Non ti preoccupare, come hai detto anche tu, i Pokémon sono ancora deboli. Se non li facciamo lottare un po', non diventeranno mai forti. Forza, iniziamo subito. Allora ragazzi, io adoro questa host, la adoro, mi piace un sacco. Io ho il volume davvero basso perché altrimenti la sentireste due volte. Inoltre, oh mio Dio, gli sprite, guardate come sono pixelati e zoomati, oh mio Dio, mi fanno via. Una delle cose brutte di bianco e nero, nero 2, bianco 2, gli sprite pixelati stampati davanti agli occhi.
Comunque, ragazzi, lotta. Non abbiamo nessuna mossa di tipo acqua. E io voglio vincere tutte e due le lotte. Ok? Ok. Tra l'altro, ragazzi, ho detto azione. Tepig mi fa... Ai. Vediamo un'azione dopo... Sono abituato a premere Z, ragazzi, perché Z è il pulsante avanti. Mi sa che perdiamo. No, lo dovremmo trishottare. Z, dicevo, è il pulsante avanti di Freedom. Ok, a meno che non mi faccia un crit... Ah, abbiamo fatto pure max damage. Giusto che la musica cambia quando sono sotto la vita rossa, se così si può dire. Comunque non abbiamo fallito, a meno che qui azione già non fosse 50 potenza, 100 di precisione, non mi ricordo. Comunque vinto contro Bell, perfetto. I nostri Pokémon ce l'hanno messa tutta, ma ne avevi uno solo. No! Belze, diventerai un allenatore davvero in gamba un giorno. Ne sono proprio sicura. Guardate che avete combinato. Cosa? Cos'è successo? Questi Pokémon fanno proprio sul serio. Non si direbbe piccini come sono. Sono proprio felice di avere un Pokémon tutto mio. Scusa per la tua stanza, Belze. Te l'avevo detto io. Su, lascia che rimetta in sesto i tuoi Pokémon. Anzi, il tuo Pokémon. Comunque, come ha rimesso in sesto il Pokémon di Bell. Lascia che rimetta in sesto anche il tuo Pokémon, Belze. Ok, anche il mio. Ehi, Comor, perché non fai una bella lotta anche tu? Ho aggiunto bella perché ho letto Bell, con la coda dell'occhio. Sei talmente in gamba con i Pokémon che riuscirai a evitare di fare una baraonda come me. È poco ma sicuro. Sono capace di lottare senza mettere la stanza sotto sopra, oh mio Dio. E poi non è giusto che vi divertiate solo voi. Dai, fatti sotto, diamo il via alla nostra prima lotta. Vediamo come te la cavi, Snivy. Perfetto. Tra l'altro, ragazzi, ho appena controllato, anzi, ho appena avuto modo di controllare perché me ne sono accorto che Oshavut è maschio e questo sarà utile per il soprannome che gli darò, mentre qui non posso vedere la natura, però vedo che ha 11 in attacco e 13 in attacco speciale. Vabbè, non importa. Ora, Snivy, no, sbaglio pulsante. Snivy, come faccio? Faccio un colpo coda, sicuro. Un'azione di Snivy mi leva meno vita. Quindi molto buono. Di Tepig. Ha le braccia conserte. Sì. Madonna, ragazzi, come si fa a togliere le braccia da Servine a Serperior? Ovviamente più veloce di me. Oh, cazzo. Ho perso, ragazzi. Dai, sul serio? Non ho nemmeno una pozione. Porca troia. Quanta esperienza perdo? 40, 45. Fulmi sguardo. No, ho perso. Sì, ho perso. Sì, ho perso. Vabbè, non è che mi sembra molto corretto. Mi viene in mente il meme di Halo. Wait, that's illegal. Azione. 50 e 100, ragazzi. Avevo ragione. Quindi non può fallire a meno che di mosse che diminuiscono la precisione. GG. Oh, fuori sguardo. Oh, grazie. Grazie, ti adoro. Grazie mille. Yes, easy. Easy as fuck. Chissà quando posso dare il soprannome ad Oshawott. Perfetto, livello 6, più 2 in attacco speciale e 2 in vita. Va benissimo. Interessante, è così allora che si svolgono le lotte fra Pokémon, fammi finire. Non mi aspettavo proprio di perdere la mia prima lotta. Mi ricordavo, ragazzi, che il casino venisse fuori dopo entrambe le lotte, non solo quella contro Bell, ma Bell è una pasticciona, quindi... Che emozione, però. Finalmente sono un vero allenatore. Ma, per il momento, meglio che vada a scusarmi con tua madre per come abbiamo ridotto la stanza. Ah, vengo anch'io. Immagino di non dover anche il letto tutto sotto sopra. Devo rileggere tutto? Sì, dai, lo faccio. Lo farò sicuramente solo per la mia stanza, ragazzi. È una console Wii ed è ancora in perfetto stato, incredibile, ma chissà perché, vero Nintendo furbacchiona.
Cos'è successo qua? Il PC? Va bene, non mi interessano le informazioni. Per velocizzare, tab, giusto? Perfetto, tab è rimasto lo stesso. Il save state, ragazzi, che non voglio rischiare che qui si blocchi, è così? Perfetto, facciamo già 4 slot, ben 4 slot, perfetto. Che non si glitchi come sempre. Ci scusi tanto per la confusione che abbiamo fatto di sopra. Non si preoccupi, rimettiamo tutto a posto. Adesso, Bell, non fare Alphys, per favore. Mettere a posto. Ma no, non preoccupatevi, ci penso io. Piuttosto, non dovreste andare dalla professoressa Radia? Non so leggere. È vero, grazie. E ci scusi ancora tanto per il disturbo. Andiamo a ringraziare la professoressa Radia. Vi aspetto davanti al laboratorio di ricerca Pokémon. A proposito, io devo passare un momento da casa. Grazie, e scusi per il disturbo. Ciao, mami! Allora, Belze, le lotte tra Pokémon sembrano piuttosto vivaci, eh? Si sentiva il verso dei vostri Pokémon anche da qua giù. Mi è tornata in mente la mia prima lotta. Ah, a proposito, ricorda che dopo le lotte occorre far riposare i Pokémon. Perfetto. Bene, ora il tuo Pokémon è in piena forma. E prima che te ne dimentichi, se esci, mi raccomando, portati l'Interpoké. Devi andare anche tu a ringraziare la professoressa Radia. Cosa aspetti? Ora, l'utilità dell'Interpoké è a me abbastanza ignota. Borsa? Borsa. Ok. Interpoké. Rice trasmittente all'avanguardia che permette di fare videochiamate con un gruppo massimo di 4 persone. Ok, esci. Perfetto, non posso fare assolutamente niente. Devo impararmi i comandi, ragazzi. Poi, Pokémon. Perfetto. Oshawott livello 6, natura, mite. Vabbè ragazzi, va benissimo. Perfetto, maronne quanto sei brutto Oshawott. Pokémon, borsa, belze, vediamo un po' cosa da dire. Ok. Perfetto, natura ardita. Ah, sono ardita. Sono allenatore, piacere di conoscerti. Allenatore di Pokémon. Vabbè dai. E ovviamente mi mancano tutte le medaglie. Ah, giusto, perché ho bianco, ho Iris. Mentre su nero c'è Aristide. Vabbè, ok. Preferisco Iris. Solo nei giochi, però. Mentre su Pokémon Generazioni, ovvero quei corti ad anime basati sui giochi, Aristide era fighissimo, ragazzi. Era da sborrate copiose. Devi andare anche tu a ringraziare la professoressa Radia. Cosa aspetti? Perfetto, dai. È pieno di libri illustrati sui Pokémon. Trallallero, trallallà. Passeggiando qua e di là. Allora, di quale Pokémon parliamo oggi? Oh, questo Pokémon possiede l'abilità Cogli Bacche. Chi potrebbe essere? Non lo so. Una bacca utilizzata da un Pokémon con l'abilità Cogli Bacche può ricomparire alla fine del turno. Cosa? Cibo gratis a volontà? Ah, lavorerei anch'io un'abilità così. A presto per la prossima passeggiata. Oh mio Dio, cari telespettatori e telespettatrici, benvenuti al consueto appuntamento con Fai la prima mossa. Il professor Macchini Tecnidio dell'Università di Austropoli ci parlerà... Oh madonna, Austropoli, e devo visitarla tutta. Vabbè, non sono obbligato in realtà, però c'è soltanto Artemisio. Piccolo burp, alle 5.29. Perché? Non so, ho pranzato quante ore fa. Ci parlerò oggi della mossa Magico Zona, una mossa molto inutile. Hai la parola, esimio professore. Salve a tutti. Dunque, Magico Zona è una mossa molto stoica che permette di annullare per qualche tempo l'effetto degli strumenti. Vi farò ora un esempio pratico, aia, la mia gola, del suo utilizzo nella vita quotidiana. Quando andate a fare la spesa con i vostri bambini, vi chiederanno certo di comprar loro dei giocattoli dei videogiochi. Usando questa mossa, nel momento in cui prendono in mano un gioco, eliminerete il problema alla radice. Chiarissimo, professore, la ringraziamo per la sua spiegazione. E con questo vi saluto, dandovi appuntamento alla prossima puntata. Ah, perfetto, ok. Ah, merda. Impaccio. Non subiscono alcun effetto causato dallo strumento che tengono. Possono perfino ottenere una ferropalla senza alcun problema. Ah, lavorerei anch'io un'abilità così. A presto per la prossima passeggiata. Pensavo che fosse ancora con gli bacche. Ok. Psycho Shock. Madonna che forte, ragazzi.
Salve a tutti. Dunque, Psycho Shock è una mossa complicata che materializza le onde psichiche per causare un effetto, un danno, scusate, fisico all'avversario. Vi farò ora un esempio pratico del suo utilizzo nella vita quotidiana. Desiderate fare carriera nel wrestling ma siete tutto cervello e niente muscoli? Usando questa mossa potete vincere con la forza del pensiero. Chiarissimo professore, la ringraziamo per la spiegazione, bla bla bla, ok. Sync rumore, poi mi fermo ragazzi. Sync rumore mi pare che sia la mossa di Musharna, giusto? È una mossa molto asociale che attacca tutti i Pokémon dello stesso tipo di chi la usa. Vi farò ora un esempio. Sia al lavoro o a scuola ci sono troppe persone che vi assomigliano, con questa mossa riuscirete a distinguervi. Attenzione però, potrebbe avere qualche effetto collaterale. Perfetto. Boh, ragazzi, mi sono stufato. Leggiamo un altro po' di cose. Frigo, niente. Lavandino, niente. Questi, ok. Gli oggetti, scusate, sono sistemati all'interno del mobile in perfetto ordine. Perfetto, pure qua. Sicuramente non come le stanze di Papyrus e di Sans. Magari quella di Papyrus, sì. Il cestino di rifiuti è vuoto. Perfetto. Per modo di dire, ovviamente. Piantina, ok. No, ho sbagliato pulsante, non è invio. È stracolmo di libri sui Pokémon e di album e di fotografie. No, di fotografie, perfetto. Scusate ragazzi se leggo un po' male, ma sono molto emozionato. Sono pieni di oggetti per Pokémon, perfetto. E il tavolo qua con i fiori. Oh mio Dio ragazzi, è inquietante la mamma. Oddio, così ha degli occhi piccolissimi. Così invece ha tipo la faccia tagliata. È il filtro ragazzi, purtroppo. Oh mio Dio. Così sembra tipo orientale, con gli occhi a mandorla. Vabbè, così è spiritata. Vabbè, basta, dai. I P-Dub che se ne vanno, ragazzi. Ovviamente, anzi, non so perché tu ovviamente, un Fezzant non farà parte della mia squadra. E mi sa né di bianco che di bianco 2. Eh già. Eh già. Perché un Fezzant fa schifo alla merda. Parliamo con tutti, dai, solo per questa città che non mi ricordo mai qual è. Pensi che le persone cambino viaggiando a fianco dei loro Pokémon? Assolutamente sì, hai ragione. I viaggi sono occasioni per riflettere e crescere. Eh sì, ma dappertutto, non solo su Pokémon ovviamente, anche in real life. Tu sta ferma. Nel mondo ci sono tantissimi Pokémon e tante persone, tutti diversi. Ci sono tante cose da scoprire là fuori. Ok, il mio cartello dice casa di Belze, per caso? Casa di Belze, ok, e questa città? Non mi ricordo mai qual è. Soffio Lieve, Crocevia di Destini. È vero ragazzi che Bianco, Nero, Bianco 2 e Nero 2 hanno le città basate sui nomi dei venti. È vero, è vero. Tu sei quello della tecnologia. I progressi della scienza sono davvero incredibili. Al giorno d'oggi basta disporre di un collegamento infrarossi per fare mille cose in un baleno. Ok. Questa è la casa di... Belle, ci andrei per ultima ragazzi. Mi sa che andrò al laboratorio nel prossimo episodio, perché purtroppo ho perso molto tempo. Già. Questa è la casa di Comor ovviamente. Padre e madre di Comor, che non stanno fermi. Papà di Comor, ehi Belze. La professoressa Ralia mi ha detto che avrebbe dato un Pokémon a testa. Ah, ve l'ha già dato? Oh, ma che carino il tuo Pokémon. Adesso siete degli allenatori a tutti gli effetti. Vi aspetta un grande viaggio. Prima però voglio leggerti un passaggio dal libro Il Codice Avventura. Gli allenatori esperti sono maestri del pulsante X, non scordartelo. Infatti il pulsante X dovrebbe tipo aprire delle... O è il pulsante delle scorciatoie o è quello del menu, semplicemente, ragazzi. Già, no, ho sbagliato pulsante. Ok, madre di Comor. Mamma di Comor. Comor sarà di sicuro al laboratorio, si era lì davanti. È un tipo davvero serio, si impegna molto in quello che fa. Ok. Che facciamo, ragazzi? Leggiamo un po' tutto? Rifiuti e vuoto... Gli oggetti sono sistemati in perfetto ordine, perfetto, ok, il frigo, ok, mobile, ok, va bene, cosa abbiamo adesso? Ripicca, è forte ripicca, fa danno in base all'attacco dell'avversario, che permette a chi la usa di sfruttare la forza del nemico a proprio vantaggio, per infliggergli dei danni con una mossa scelta, scusate. Non siete in forma, ma non potete permettervi di perdere la partita. Usando questa mossa, la vittoria sarà vostra senza versare neanche una goccia di sudore, anche se non ve la meritate. Ok, basta, non leggerò più la televisione per tipo tutta la serie, sicuramente. Ok, sempre lo stesso messaggio, va benissimo. La stanza di Comor.
Oh, molto bella la stanza di Comor. Il PC di Comor. Bez guarda lo schermo del PC. Regola numero 1 dell'avventura. Con il pulsante X si apre il menu. Ok. Salva progressi di gioco con salva. Questo è tutto. Perfetto. Cestino sicuramente vuoto. Bella la stanza di Comor. Soprattutto considerando il fatto che i genitori non hanno la stanza. Già. Dove dormono loro? Ma. Possiamo andare nella casa di Ben, ragazzi. Anzi, mi sa che stoppo adesso il video. Sì, voglio fargli di 30 minuti gli episodi. Quindi, ragazzi, per questo video è tutto. Vi chiedo scusa se purtroppo ho balbettato, eccetera. Lo dico adesso, ragazzi, per questo primo episodio. Poi non lo dirò mai più, ragazzi, perché non ho intenzione di fare gli stessi editing, stavo per dire, di Freedom e Undertale. Non voglio perdere ore, ore, ragazzi, a editare secondo per secondo gli episodi, i video, perché ragazzi, questo non era quello che avevo in mente quando ho deciso di riprendere a fare video. Ho deciso di riprendere a fare video con Art Gold esattamente come li ho fatti, ovvero senza editing, solo con le musiche col volume più alto, semplicemente. Quindi ragazzi, spero che questo mio primo video vi sia piaciuto, primo episodio vi sia piaciuto. Mi fa un po' male la gola, ho bisogno di tossire. Ci vediamo con il prossimo episodio, ragazzi, il secondo. Ciao a tutti!